Leonardo Metalli. Ciao. Mazza che presentazione, oh. Sembra una cosa proprio ufficiale così. Leonardo, ecco a voi, capito? Leonardo. No, è una occasione molto utile per tutti, questa qui di farsi dei controlli, cioè attivare la prevenzione così sulla sanità, e poi giocare a tennis, che è uno sport che io pratico da tanti anni. Quando ero piccolo, anzi, ero molto più bravo da ragazzino, che giocavo con Corrado Barazzutti, facevamo questa squadra, si chiama Trofeo Topolino. Grande Corrado Barazzutti. Eravamo una squadra, eravamo forti, dal tennis era il Fleming. Poi adesso giochiamo al due punti, un po' da anzianotti, diciamo così, non più con quella verve che avevamo all'epoca. Però insomma è una bella occasione questa che i fratelli Meneskincheri ci mettono a disposizione, perché poi anche la mia famiglia è venuta qui, si è controllata, insomma è un modo, è utile, soprattutto si risparmia denaro pubblico, perché la prevenzione fa risparmiare soldi per poi malaguratamente chi avesse qualche cosa, insomma si deve curare e lo fa prima, e questa è una cosa importante. La prevenzione, e poi ricordiamo anche i tempi, perché tante volte non è, anche con i tempi è difficile. No, è uno dei mali del secolo, quello di lasciar correre, di non stare attenti alla propria salute. E invece pensate che non c'è niente di più importante della salute, niente, il lavoro, l'amore, tutte le cose che passano in secondo piano, quello mi sembra già un indice di importanza, no? Il fatto che sia al primo posto in assoluto. Se non c'è la salute, non ci può essere nient'altro. Quindi prevenire è meglio che poi dopo trovarsi in condizioni diciamo così, insomma, preoccupanti, insomma, condizioni che possano essere state sottovalutate. Ecco, noi ti ringraziamo di queste belle parole. E tu hai già ito, oggi hai fatto l'incontro con... Allora, abbiamo giocato io e Marco Meneskincheri, il giovane della famiglia Meneskincheri, contro Mara Santangelo, che è una campionessa seria, vera, di quelle tenniste che lasciano il segno, e Fausto Brizzi, il regista, che pure è un buon giocatore, gioca con noi a due punti, insomma Fausto è carino. Ecco, questo ti abbiamo visto anche l'altro anno. Io ho vinto, ragazzi, non ci si crede, devo ringraziare due volte i Meneskincheri, uno perché ha giocato con me, è bravissimo, e due perché ci ha invitato al torneo. Questa è una cosa bellissima, sta andando tutto bene, vediamo un grandissimo afflusso, grande partecipazione da tantissime persone, normale anche dello spettacolo, tantissime adesioni. Noi tutti abbiamo coinvolto degli amici, io personalmente ho coinvolto Renzo Arbore, che, col quale ho lavorato tanto tempo, al quale voglio bene come se fosse una persona di famiglia, anche se non gioca lui, però viene e testimonia insieme con gli amici suoi. C'è Nicola Pietrangeli, grande tennista, c'è Bonolis, insomma c'è, diciamo, di solito viene anche Fiorello, noi lo aspettiamo perché Fiorello è un grande appassionato di tennis e gioca tutte le settimane al due punti, e insomma diciamo che sono tutti appassionati di questo sport, perché a una certa età, insomma, uno si deve muovere, poi prescindere da quello che fa, insomma. Certo, abbiamo visto l'altro anno l'incontro Fiorello-Pietrangeli, l'altro anno. Sì, perché Fiorello è un ottimo tennista, è uno di quelli che ha iniziato a giocare tardi, però c'ha swing, diciamo così, come si dice in gergo nostro musicale, cioè swing vuol dire che c'ha la palla, c'ha il tocco, e quindi è portato, anche se ha iniziato tardi. Io ho iniziato prestissimo, però ho iniziato a 5 anni a giocare a tennis, però ho avuto il problema che poi a un certo punto mi sono stufato, perché ho talmente iniziato presto che a 18 anni, quando sono la prima ragazza, ho detto ma chi se ne frega del tennis. Beh, ci sono altre cose, e poi non ho giocato per 15 anni, adesso ho ripreso a giocare. Perfetto, perciò utile al dilettevole. Ecco, allora andiamo tutti quanti e mandiamo un saluto a tutti quanti. Buon tennis a tutti quelli che stanno partecipando e a chi si vuole cimentare. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.